Eccoci in diretta a Market Star dopo la nostra lunga sigla che ci porta all'interno del nostro programma e approfondimento mensile dedicato alla view dei mercati. Allora torna anche questo mese dopo dei mesi particolarmente difficili che abbiamo già analizzato anche nella scorsa puntata, ancora di più visto che siamo entrati a tutto diciamo a rigore nel periodo estivo, ancora di più necessita fare un bilancio, soprattutto perché si è concluso il primo semestre. Allora io saluto Sara Silano, Morningstar Italy, che torna a trovarci, è sempre lei che ci muove le pedine dei bilanci. Ciao Sara. Buongiorno, Ciao a tutti, buongiorno a tutti i telespettatori. e questa volta con Sara Silano è un piacevole ritorno qui sulle fonti TV, da un po' che non lo sentiamo. Parleremo anche con Antonio Sidoti, Wisdom Tree. Ciao Antonio, bentornato. Grazie mille, ciao e buongiorno a tutti. Buongiorno, vedete, il periodo post-lockdown riporta delle sorprese e dei ritorni, è anche bello pensare alla ripartenza in questo modo. Vediamo effettivamente con i miei due ospiti in questo spazio se di ripartenza si può parlare, appunto analizzando i primi 6 mesi dell'anno e dando uno sguardo a quelli che devono ancora arrivare. Dunque, Sara Silano, parto come sempre da te, l'ho detto già 3 volte, quindi lascio poi subito a te la parola. Si è appena concluso il primo semestre, un bilancio sulle borse internazionali, quindi che cosa ci hanno detto i mercati? Nel primo semestre, se guardiamo all'indice Morningstar azionario globale, vediamo che comunque è in negativo, ha perso circa l'8%. Cosa significa questo per un investitore? Che se avesse puntato 10.000 euro a gennaio, immaginiamo ipotetici, ora si troverebbe con circa 9.600 euro. Questo perché i mercati non si sono ancora del tutto ripresi dal crollo di marzo, che è stata il grande evento che ha portato poi a questi ribassi. Perché cosa è accaduto a marzo? Lo sappiamo tutti, è esplosa la pandemia di coronavirus su scala mondiale. Però l'aspetto che oggi ci interessa, anche per guardare poi ai mesi futuri, è che le valutazioni sono decisamente più interessanti di 6 mesi fa. Probabilmente la regia manderà ora un grafico Lo dove stiamo già vedendo, vediamo. lo stiamo già vedendo. Guarda, lo Ecco, inquadriamo anche un po'. perfetto. Sì. Perfetto, ecco, vediamo quindi il colore azzurro dominante che indica appunto le borse più sottovalutate. Da questo punto di vista, diciamo per Piazza Affari è scontata, secondo gli analisti di Morningstar, di circa il 19%, più ad esempio di Germania e Francia, e al pari con Regno Unito. Wall Street invece, quindi la borsa americana, è più vicina a quello che è considerato il fair value, perché comunque c'è stata una ripresa delle quotazioni nel secondo trimestre, trainata da alcuni settori, tecnologico, farmaceutico, che effettivamente, secondo i nostri analisti, attualmente sono mediamente sopravvalutati. Ok, va bene, questo appunto si vede chiaramente, Sara ce l'ha spiegato ancora il grafico, insomma il barometro del mercato globale, le valutazioni azionarie che stiamo vedendo, poi andiamo a capire anche quali titoli hanno beneficiato o meno in questo periodo. Antonio Sidoti, la tua view sui mercati, anche a partire da quello che ha detto Sara Silano, ti ritrovi e soprattutto, visto che è un periodo che è stato caratterizzato da rischi, da punti interrogativi, da insomma sguardo all'orizzonte che non è stato chiaro, chiaramente, come quando si presentano le crisi finanziarie e economiche, insomma, ci siamo ritrovati in questa situazione. Che idea ci puoi dare invece, stando alla tua view, appunto? Beh, sicuramente quanto ha detto Sara è molto, molto interessante e molto centrato su quello che è stato il percorso che noi abbiamo visto negli ultimi mesi. Una dicotomia che probabilmente vale la pena sottolineare è quella che alcuni analisti hanno esemplificato rispetto a quello che è stato Main Street e quello che è stato Wall Street, giusto per dare un'idea su uno dei mercati principali, che ovviamente è il mercato americano. Perché questo è importante? Perché quello che realmente dovremmo capire, e soprattutto non soltanto in un'ottica di economia reale, ma in un'ottica di mercati finanziari, quanto i mercati stiano veramente dando in certe fasi una ventata d'ottimismo o quanto in realtà questo ottimismo può essere in un certo qual modo eccessivo, considerando quelli che sono i dati dell'economia reale. Quindi, in questo contesto, si dovrebbe fare un'attenta analisi di quelli che sono i dati reali e quelli che invece sono i dati finanziari, i dati dei listini. E su questo ho portato alcuni numeri che, secondo me, vale la pena condividere e su cui probabilmente possiamo aprire uno spunto di riflessione non soltanto per il nostro dialogo, ma ovviamente anche per chi ci sta ascoltando da casa. Se noi andassimo a vedere i dati della perdita,
di posti di lavoro dopo lo scoppio del Covid, negli Stati Uniti, se non sbaglio, a fine aprile si sono persi circa 20 milioni di posti di lavoro. A maggio il recupero di posti di lavoro è stato circa di 3 milioni, ma le borse a questo dato hanno reagito positivamente, indipendentemente dal fatto che l'economia non fosse stata su un binario eccessivamente positivo, perché ovviamente i dati economici sono dati che ancora mostrano una relativa debolezza. Io qui ho il dato della disoccupazione intorno a giugno ed è uno dei dati più alti perché è un dato del 13,3% negli Stati Uniti, mentre se noi lo andassimo a paragonare con il dato di febbraio era di circa il 3,5%. Sì. Quindi sicuramente ci sono state fasi di reazione a quello che è stato l'emergenza del Covid, ma un altro elemento importante da considerare è stato quello che hanno fatto le banche centrali, in particolare la Fed, perché se andassimo a riprendere anche dei momenti storici ben precisi, come ad esempio una finestra di pochi giorni in giugno, vediamo intorno all'11 giugno come la volatilità ha raggiunto dei livelli molto elevati a seguito di dichiarazioni da parte della Fed che non sono state particolarmente accettate dai mercati, fin quando poi arriviamo a un contesto in cui la Fed, intorno al 16 giugno, fa delle dichiarazioni più forti in termini appunto di sostegno dell'economia reale e quindi i mercati riprendono. Quindi questa fase di oscillazione dei mercati è una fase che va attentamente considerata sempre alla luce di quella dicotomia tra economia reale ed economia finanziaria. E questo secondo noi, secondo una prospettiva che può essere facilmente analizzabile, è chiaramente esemplificante considerare quello che può essere il paragone tra le stime sugli utili del mercato azionario statunitense rispetto a come si stia espandendo sempre di più il bilancio della Fed nell'acquisto degli asset. Mi invito a vedere questo grafico perché, che probabilmente già avete avuto modo di analizzare, perché negli ultimi anni l'espansione del bilancio della Fed è stato sicuramente ampio, ma negli ultimi mesi è stato anche veloce. Sì. Quindi rapidamente si è sempre più andato ad allargare la possibilità di acquisto e questo ovviamente è stato prezzato dai mercati in modo favorevole. Quindi la vera domanda, e su questo concludo sul punto, è come realmente i mercati stanno reagendo. Se questo ottimismo è un ottimismo che sarà supportato da quelli che saranno prossimi dati dell'economia reale o se invece è un'euforia che deve essere attentamente valutata, soprattutto nelle logiche di portafoglio che poi verranno nelle settimane Esatto, future. Antonio, questa dicotomia che tu hai sottolineato tra economia reale e economia finanziaria effettivamente viene sempre rimarcata, quindi è come dire che occorrerà aspettare ancora per vedere se l'euforia dei mercati, comunque i rialzi a cui abbiamo assistito, corrisponderanno alla reale situazione. Insomma, in questo momento chiaramente arrivano degli spunti che possono portare a questi rialzi, ma ancora non sappiamo se sono quelli effettivi. Questo è un Esatto, po', ecco, questo è un po' il riassunto, assolutamente, esatto. assolutamente. Ecco, questa è una conferma, insomma, voi che ci seguite tutti i giorni lo sapete, è una conferma che ci arriva da più parti e lo sapete sicuramente meglio di me, ma insomma chiaramente è un periodo decisamente interlocutorio. La finanza ci dà i suoi risultati solo dopo mesi e dobbiamo pensare, mettere in conto che siamo ancora comunque immersi nella coda di quella che è stata l'emergenza coronavirus, con tutte le stime e le previsioni che necessitano di un grosso punto interrogativo accanto. Quindi chiaramente non è neanche facile fare delle previsioni effettive. Poi parleremo di investimenti, Antonio, assolutamente, torniamo su questo. Io vado da Sara perché in questo periodo, soprattutto nel periodo di lockdown, si è posto l'accento su i titoli, su un comparto in particolar modo che ha beneficiato chiaramente anche dell'utilizzo maggiore di tecnologie, no? Del fatto che molte persone si siano dovute anche attrezzare da casa perché appunto era tutto chiuso e parlo del comparto dei titoli del comparto tecnologico, della tecnologia. Possiamo dire però che non abbiano sentito la crisi i titoli tecnologici, ecco, è la stessa cosa dire che hanno avuto una buona impostazione e che non abbiano sentito la crisi o c'è da fare qualche differenziazione, Sara? In realtà l'hanno sentita, ma si sono ripresi rapidamente dopo il sell-off di marzo, perché comunque il coronavirus ha accelerato alcuni dei trend di lungo periodo. Si parla ormai di temi tecnologici, no? Pensiamo al cloud computing, al lavoro da remoto, all'e-commerce.
tutti i temi che hanno toccato poi la nostra vita quotidiana. E sono però trend che probabilmente con l'emergenza si sono, hanno accelerato. Diciamo che l'indice Nasdaq in effetti ha superato lo scorso 10 giugno i 10.000 punti, quindi è stato un traguardo importante, un contributo l'hanno sicuramente dato le grandi aziende, le più grandi ormai aziende a capitalizzazione al mondo come Microsoft, Apple, Amazon, eccetera. Ma bisogna anche dire che la domanda di servizi online durante il lockdown ha spinto in alto i corsi azionari di altre società tecnologiche e poi anche, come dicevamo, dell'e-commerce. E questo si è riflesso nei fondi specializzati sul settore tecnologico. Io quando parlo di fondi intendo fondi attivi e fondi passivi, quindi anche ETF, che in effetti a maggio sono poi stati i primi per raccolta netta e sono stati tra i migliori ad aprile. Questo è un aspetto interessante perché se noi andiamo a vedere i dati di raccolta di queste tipologie di fondi prima del Covid-19 non erano nelle prime posizioni. Secondo le stime di Morningstar, gli ultimi 2 mesi sono stati migliori per la categoria dei fondi specializzati sulla tecnologia dal 2007, cioè da quando raccogliamo i dati. Quindi è un dato che sicuramente ci fa riflettere e che è anche spiegato dal fatto che questo tema tecnologico e dell'innovazione tecnologica ha avuto una grande popolarità e ha confermato comunque un trend che avevamo già visto negli ultimi anni. D'accordo, Antonio, ecco, stiamo sullo stesso argomento anche con te. Ieri, quando ci siamo sentite, abbiamo fatto una chiacchierata fuori onda proprio per cercare di capire che cosa valesse la pena evidenziare nella trasmissione. C'è stato proprio questo tema, no? Noi, lo vedi anche in sovraimpressione, abbiamo voluto rimarcare quello che tu mi hai detto, lo diciamo perché chiaramente, questo è molto interessante. C'è la domanda di servizi cloud di cui stava parlando anche Sara, stimola una forte crescita degli utili. Si è verificato questo? Sì, sostanzialmente concordo pienamente con quanto Sara abbia appena spiegato. Sicuramente, se facendo un piccolo passo indietro, se noi andassimo a vedere l'inizio di quella che è stata la turbolenza dovuta al Covid, con ovviamente alti e bassi, se andassimo a vedere gli indici principali, quindi gli indici che raggruppano la maggior parte dei settori a livello azionario, sicuramente ci sono stati dei comparti molto penalizzati, come ad esempio il comparto dell'energia, il comparto dei consumi, il comparto degli industriali, il comparto dei finanziari, e dall'altro punto di vista ci sono stati comunque dei settori, soprattutto all'interno di quello che è la grande famiglia dell'information technology, che invece sembrano aver resistito particolarmente a quella che è la crisi. Uno di questi settori, che probabilmente fa parte della famiglia dell'information technology, ma si sta distinguendo per caratteristiche ben precise, è proprio quello del cloud. Perché? Perché sostanzialmente la condizione a cui ci ha portato l'emergenza sanitaria ha probabilmente rivoluzionato il modo con cui si fanno le cose. E la rivoluzione che è partita non credo sia stata una rivoluzione unicamente innescata dal Covid o dall'emergenza Covid. Cioè, quello che noi abbiamo visto e quello a cui abbiamo assistito è stato probabilmente un acceleratore, ma il trend era un trend già ben delineato da tempo. Sì. Ecco perché quando parliamo di cloud computing, e molte volte parlare di cloud computing significa anche collegarci a quello che può essere il contesto un po' più ampio, dell'intelligenza artificiale, vuol dire parlare di un trend che non è soltanto un trend a sé stante, ma è proprio un megatrend. Cioè sono quelle modifiche strutturali che la società sta vivendo che probabilmente non avranno, una fine in termini brevi, ma daranno il loro beneficio in quello che può essere il lungo periodo. E le società cloud che si sono mosse all'interno di questo settore sono quelle che probabilmente sono riuscite a sostenere particolarmente gli utili e quindi ovviamente a dare un impulso importante per quanto riguarda l'economia dei servizi, nel caso specifico dei servizi informatici, perché hanno permesso di continuare quell'attività lavorativa che noi conoscevamo tutti fino a marzo in modo diverso, andando a sostituire quella che è stata un'infrastruttura prettamente fisica a un'infrastruttura virtuale. Pensiamo al settore commerciale a tutti i livelli, quindi indipendentemente poi dalla singola area di specializzazione, dove sono state sostituite le attività specifiche con i clienti con attività virtuali. Pensiamo alle attività di team che
che non sono state più oggetto di condivisione fisica, ma oggetto di condivisione virtuale. Pensiamo anche alla possibilità, ovviamente, di condividere le informazioni tramite un'infrastruttura cloud rispetto, ovviamente, a infrastrutture che necessariamente devono essere fisiche, ben localizzate in determinati uffici o comunque in determinati luoghi. Pensiamo anche come la grande mole di informazione, soprattutto informazione di natura sensibile, possa essere stoccata a livello proprio informativo negli storage informatici e ovviamente tramite l'infrastruttura cloud i dati possono essere protetti perché sono dati sensibili. Quindi il mondo sicuramente è cambiato, non è cambiato adesso col Covid, ma già probabilmente era cambiato prima, il Covid ha soltanto accelerato determinati trend. La cosa importante da considerare quando si approcciano questi settori, ovviamente questo modo di vivere e di vedere l'economia, ormai un'economia virtuale, un'economia liquida, un'economia sicuramente diversa da quella fisica, è capire come intercettare al meglio questi settori. Dal nostro punto di vista potrebbe essere sicuramente interessante vedere gli utili, sicuramente interessante vedere la redditività e sicuramente interessante vedere all'interno del comparto tecnologico quanta parte di redditività, le società IT che sono presenti riescono a generare da comparti specifici, come può essere il cloud e come può essere l'intelligenza artificiale. E Assolutamente. Sì, prego, prego Antonio. concludo dicendo solo questo: se noi andassimo a vedere il principale listino americano negli ultimi 10 anni, vediamo come le società a maggiore capitalizzazione sono società IT adesso. Nella maggior parte dei casi sono società IT. Sono società che ovviamente fanno tanti business all'interno dell'IT e quindi molte volte quello che può essere il core di questa attività è diluito in n rivoli. Chi potrebbe essere interessato a capire realmente quanto di questi settori fa parte del business di quelle società, probabilmente dovrebbe andare a vedere come queste società generano redditività all'interno di quello specifico settore e ovviamente come quello specifico settore si posiziona all'interno della catena del valore del proprio modello di business. Ok, ottimo, ottima, ottima bio anche questa. Sara, allora, ora ti chiedo due cose in una, nel senso che però sono assolutamente sia collegate a quello che diceva Antonio Sidoti, sia collegate anche tra di loro. Wall Street, appunto Antonio ha parlato del mercato azionario americano, Wall Street che ha ripreso la sua corsa dopo i minimi di marzo, quindi in qualche modo se, ti chiedo se ci sono degli indicatori economici che ci fanno capire come sarà la ripresa economica, se ci sarà la ripresa economica, peraltro parlando di coronavirus in America c'è ancora una situazione veramente molto difficile. E poi, Sara, ti chiedo subito come si sono comportati gli investitori di fondi nella prima parte dell'anno, quindi in questi primi 6 mesi. Alcuni indicatori sono stati citati, tasso di disoccupazione, consumi privati, crescita economica, sicuramente sono gli indicatori che vanno monitorati. Sulla disoccupazione abbiamo detto c'è stato comunque un dato positivo relativo a maggio rispetto a quello che ci si attendeva, ma l'aspetto più importante è che solo l'1,9% delle perdite occupazionali è stimato oggi come definitivo, quindi un livello inferiore alle ultime due recessioni. Ci sarà sicuramente ancora un livello di disoccupazione alto, ma secondo i nostri analisti dovrebbe poi scendere sotto il 10% nella seconda parte del 2020. Altro indicatore, consumi privati, consumi personali sono chiaramente crollati tra gennaio e aprile, ma a maggio c'è stata una ripresa sensibile e qui sicuramente l'e-commerce ha avuto un ruolo fondamentale per far ripartire gli acquisti, oltre chiaramente agli stimoli. E infine la crescita, quindi parliamo di prodotto interno lordo americano, anche in questo caso c'è stata una diminuzione, però che è stata legata soprattutto alla diminuzione dei consumi delle famiglie, che abbiamo visto sono ripartiti. Gli investimenti delle imprese invece non dovrebbero essere così colpiti come nelle precedenti recessioni. Quindi questo è un aspetto che fa dire ai nostri analisti e i nostri strategist che questa recessione sarà forte, ma non sarà duratura, quindi ci sarà poi un ritorno alla normalità. Come si sono comportati gli investitori? Dall'inizio dell'anno i fondi europei a lungo termine, attivi e passivi,
hanno subito riscatti, quindi c'è stato riscatti che hanno prevalso sulle sottoscrizioni. Sicuramente su questo dato però la cosa rilevante è quanto è stato riscattato a marzo nel pieno del panico. I mesi successivi sono stati caratterizzati da un cauto ritorno degli investitori sui fondi e quindi questo significa che comunque c'è stato un ritorno di fiducia. È stato privilegiato il mondo obbligazionario rispetto a quello azionario, però sicuramente gli investitori si sono riaffacciati sul mondo dei fondi con cautela, ma si sono riaffacciati. D'accordo, quindi diciamo hanno manifestato comunque una fiducia nei confronti dei fondi. Allora, noi dobbiamo cercare di avviarci alle conclusioni, quindi cerchiamo di essere un po' più sintetici ma senza tralasciare le cose fondamentali. Antonio Sidoti, stessa cosa chiedo a te sul Sì. fronte Beh, degli investimenti, che cosa avete da segnalare? sicuramente la parte tematica è stata una parte oggetto di particolare interesse. Abbiamo parlato del cloud, non soltanto cloud, in generale io sottolineerei tutti quelli che sono i megatrend, stanno riscuotendo interesse anche perché per le stesse motivazioni del cloud tendono a essere scollegati da quelli che sono i movimenti di breve, ma vedono un cambiamento economico di lungo periodo. Tra questi, velocemente, il tema delle batterie è un tema sicuramente molto importante. Il Covid ci ha anche sottolineato come la diminuzione della produttività e dell'attività economica abbia sicuramente abbassato, in un certo qual modo, quelli che erano i limiti di emissioni, soprattutto per quanto riguarda la gestione del CO2, che sicuramente è stato un dato interessante. Il mondo sta andando nella direzione di implementare sempre maggiormente delle regolamentazioni a tutela ovviamente dell'ambiente e dell'abbassamento di quelle che sono le emissioni di carbonio. In questo contesto, l'utilizzo di batterie con determinate componentistiche può aiutare sicuramente la riduzione delle emissioni. È un tema molto importante perché è un tema prima di tutto vitale per quanto riguarda l'aiuto e il supporto all'ambiente. Ci sono parecchie società che stanno lavorando all'interno di questo settore e questo settore sostanzialmente è composto da due pilastri principali. Un pilastro che è quello delle materie prime che vengono utilizzate all'interno della composizione delle batterie e all'interno degli accumulatori elettrici proprio per gestire anche quello che è l'accumulo di produzione di energia da fonti rinnovabili, come ad Sì. esempio l'eolico o il solare. E tra queste materie prime è sicuramente importante sottolineare quello che può essere il nickel, quello che può essere il litio, il cobalto e l'alluminio, Sì. dove per riuscire a soddisfare quello che potrebbe essere probabilmente uno dei principali punti temporali che dovremmo considerare, che è il 2040, quando probabilmente gran parte del parco veicoli, parco macchine, potrebbe essere riconvertito da un punto di vista di meccanica e di motore, ovviamente a un parco macchine elettrico, quindi sicuramente anche in questo contesto le batterie hanno un senso molto importante, e dall'altro punto di vista l'innovazione che questo settore sta avendo, proprio perché ovviamente si cerca sempre di trovare il prototipo di batteria che può essere sempre più soddisfacente in termini di sicurezza, in termini di durata e in termini di performance. La tecnologia Sì. sta andando in questo settore, sta andando in questa direzione. Sicuramente servono parecchi investimenti per riuscire a sostenere quello che è un trend importante, però ovviamente anche da un punto di vista di regolamentazione, come dicevo, questa dovrebbe essere la strada, quindi riuscire a innovare tramite la tecnologia, ma soprattutto per la salvaguardia dell'ambiente, sostenendo quelle che possono essere delle novità importanti come i veicoli elettrici possono comportare in quest'ambito. Ottimo, beh, Sara, direi concludiamo abbiamo anche un grafico su insomma, una cosa che è relativa anche a quello che diceva Antonio, cioè le performance dei fondi sostenibili, ricordiamo che sono particolarmente cari anche a voi, quindi insomma cerchiamo di capire il confronto tra i fondi sostenibili e tradizionali come è andato nel primo trimestre.
Sì, molto brevemente, i fondi sostenibili si sono comportati meglio in termini di performance dei tradizionali durante il forte calo dei listini di marzo e successivamente i tassi di successo abbiamo visto che in tutte le principali categorie Morningstar sono sostanzialmente superiori a quelle dei tradizionali. Diverse le ragioni, una sottopeso sicuramente di settori come il petrolifero, ma anche il sovrappeso di tecnologico e farmaceutico, ma la cosa che più rileva è la qualità delle imprese che hanno in portafoglio, che sono caratterizzate da una maggior solidità, un maggior vantaggio competitivo e una minor volatilità. Questo significa che sono più resilienti nelle fasi di crisi dei mercati. D'accordo, va bene. Io direi ci possiamo fermare qui. Beh, Sara, solo una cosa: si è conclusa la stagione delle assemblee societarie, giusto un flash perché si collega sempre a questo. Qualche dato relativo alla risoluzione proprio dei temi ambientali e sociali, com'è andata proprio in chiusura? È stata una stagione che sarà ricordata per i tempi eccezionali, ma anche per il numero record di risoluzioni degli azionisti sui temi ambientali e sociali che hanno ottenuto un supporto maggioritario. Questo vuol dire che non solo vengono proposte queste risoluzioni, ma oggi, a differenza degli anni passati, ottengono anche un supporto maggioritario da parte degli azionisti. Oh, benissimo, almeno così ci tenevo a sapere anche questo. Sara Silano, grazie. Morningstar Italy, diamo appuntamento Grazie a ad voi. agosto, primo mercoledì del mese, per la puntata estiva per eccellenza, insomma, perché ci saremo anche in Assolutamente. agosto. Grazie Antonio Sidoti, che spero di ritrovare presto in questo spazio e in Grazie mille. altri, insomma, per completare e per dare maggiori informazioni sulla view dei mercati ai nostri telespettatori. Grazie anche a te, Antonio Sidoti, così anche. Grazie mille, grazie a tutti. Noi andiamo in pubblicità tra poco, state già mandando messaggi, torneremo sulle analisi di titoli indici con Davide Biocchi, quindi scriveteci, risponderemo a tutte le vostre richieste.